Mi vengono i brividi. Sono sempre stato convinto che non potessero trovare il mio DNA là sotto, in garage. In quel garage non ci passavo da una vita. Invece forse ci sono passato proprio quel giorno, perché non ricordo di aver citofonato a mia sorella, quindi forse sono salito su dal garage. Loris Bianchi è una delle figure al centro dell'attenzione degli inquirenti nell'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni assassinata con quasi 30 coltellate il 3 ottobre a Rimini. Da tempo si ipotizza che la soluzione del mistero possa risiedere nel terzo piano del condominio di Via del Ciclamino, residenza di Pierina. Sullo stesso piano abitano Giuliano Saponi, figlio maggiore della vittima, con la moglie Manuela Bianchi e Luis da Silva, senegalese di 33 anni, con la moglie Valeria Bartolucci. Il giorno dell'omicidio, Giuliano era ancora in fase di convalescenza in ospedale a seguito di un grave incidente avvenuto 5 mesi prima. La sera del 3 ottobre, a casa di Manuela, c'erano anche suo fratello Loris e la figlia sedicenne. Mentre Pierina veniva tragicamente aggredita mortalmente nei garage, Manuela, sua figlia, Loris, Luis e Valeria si trovavano 3 piani più in alto. Nessuno di loro ha dichiarato di aver udito qualcosa in quei momenti. Il cadavere di Pierina è stato rinvenuto solo il mattino successivo, intorno alle 8:30, scoperto proprio dalla nuora. Le indagini sono focalizzate su questo gruppo di persone. Inoltre è emerso che Manuela aveva una relazione clandestina con Luis, di cui era a conoscenza solo Loris. Tuttavia la notizia di questa relazione poteva diffondersi rapidamente in tutto il palazzo. Pierina stessa sospettava che la nuora avesse un amante, ma non conosceva la sua identità. Il rapporto tra la nuora e la suocera era tutto fuorché armonioso. Questi non sono pettegolezzi, ma dettagli rilevanti nell'indagine dell'omicidio. Al momento, tuttavia, non ci sono sospetti ufficiali. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati delle analisi scientifiche sulle tracce di sangue rinvenute sui vestiti sequestrati e su alcuni oggetti prelevati nelle abitazioni di Manuela, Luis e del padre di lei, Duilio Bianchi. Anche se l'anziano risiede nello stesso condominio, vive in un'altra ala dell'edificio. Le dichiarazioni di Loris, Manuela, Luis e Valeria sono al centro delle indagini, ma molte di esse risultano essere contraddittorie e discordanti tra loro. Di particolare interesse è quanto ha affermato Loris. Solo recentemente ha ricordato di essere probabilmente salito a casa della sorella quella sera passando attraverso i garage, evitando di citofonare per farsi aprire il portone della scala, un comportamento che di solito adottava. Questo cambio di percorso proprio quella sera solleva interrogativi. Cosa avrebbe motivato questa decisione? E soprattutto perché ha ritenuto importante menzionare questo dettaglio a distanza di 2 mesi dagli eventi? C'è chi maliziosamente ipotizza che l'uomo stia cercando di crearsi un alibi nel caso in cui il suo DNA venisse trovato vicino alla scena del crimine, nei garage, sull'ascensore o sull'interruttore della luce. Queste sono solo speculazioni e supposizioni. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 22, mentre Loris ha lasciato la casa della sorella un'ora più tardi, alle 23. Durante la serata sono emerse delle fotografie che lo ritraggono sdraiato sul pavimento nell'abitazione di Manuela. L'uomo è raffigurato disteso a pancia in su, con braccia e gambe aperte, la stessa posizione in cui è stato ritrovato il cadavere di Pierina. Una sinistra coincidenza? Loris ha spiegato che si stava solo divertendo con il cane, anche se nell'immagine l'animale non si vede. Inoltre, alla notizia della morte di Pierina, qualcuno ha sentito Loris esclamare «Giustizia è stata fatta!». L'uomo si è poi giustificato «Non pensavo fosse un omicidio, avevo capito male». Nel corso dell'interrogatorio, Manuela ha spesso risposto di non sapere o di non ricordare molti dettagli. Sembra che nei momenti drammatici in cui la suocera è stata uccisa, Manuela stesse chattando con Luis, ma lei ha negato questa circostanza. Tuttavia è certo che entrambi, sia lei che l'amante, hanno eliminato diverse conversazioni tra loro, un fitto scambio di messaggi dai propri telefoni. Luis ha raccontato agli investigatori di non essere uscito di casa la sera del 3 ottobre, essendo ancora addolorante a seguito di un incidente in motorino il giorno precedente. Ha affermato di aver guardato un film su Netflix con la moglie,
andata a letto prima delle 22, mentre lui ha continuato a guardare la TV. Anche lui ha menzionato la possibilità di ritrovare il suo DNA nei garage, dichiarando di aver toccato il corpo di Pierina per verificare se fosse ancora viva, affermando che fosse un gesto istintivo. Tuttavia, alcuni testimoni hanno smentito questa versione dei fatti. Hanno chiarito di non aver visto nessuno manipolare il cadavere prima dell'arrivo delle autorità competenti e non c'erano dubbi sul fatto che Pierina fosse deceduta. Manuela stessa ha riferito di non averla riconosciuta dato il grave stato di sfigurazione del corpo. Per quanto riguarda l'arma del delitto, è stato scoperto che la vittima è stata brutalmente attaccata con un coltello da cucina. È stato sequestrato un coltello simile nella casa di Luis, attualmente al vaglio degli esperti per analisi. Luis, il 4 ottobre, si è presentato in procura visibilmente zoppicante a causa delle conseguenze dell'incidente in motorino accennato in precedenza. Tuttavia, in un filmato del pomeriggio del 3 ottobre, poco prima del delitto, lo si osserva camminare normalmente. Questa discordanza solleva domande inquietanti. Vi è poi un aspetto legato al contesto religioso. La maggior parte dei parenti di Pierina è affiliata ai Testimoni di Geova. Il 4 ottobre i capi della congregazione dovevano deliberare sull'espulsione di Manuela dal gruppo a causa dei tradimenti coniugali. L'adulterio non è tollerato nella loro comunità. Potrebbe esserci un nesso tra questi fatti e l'omicidio? A breve avremo una risposta.